Questo programma è offerto da... È arrivato il momento di investire. Come? Con i nuovi piani individuali di risparmio, fondi di investimento a tassazione agevolata. Per chi investe fino ad un massimo di 30.000 euro l'anno e per 5 anni sparisce il 26% di tassazione. Per saperne di più, contatta l'ingegner Davide Gambarotti, consulente finanziario Mediolanum, presso gli uffici in via Adda numero 5 o telefonare al numero 335 70 82 345. Il salone di bellezza per donna e per uomo. Qualità e professionalità al servizio dei nostri clienti. Vasta gamma di servizi esclusivi e prodotti a marchio L'Oreal. Per essere So Chic, vieni a trovarci in via 20 settembre numero 47. Unipolsai Assicurazioni. Piazza Rotonda 6, Lamezia Terme. Agente generale, dottor Ferraro Vincenzo. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Autonoleggio, PM Servizi SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Auto Royal, la prima società di consulenza per l'acquisto della tua auto, il punto di riferimento per chi vuole acquistare un'auto nuova o aziendale a chilometro zero. Auto Royal è anche estensione di garanzia per l'usato, servizi finanziari e tasse agevolati. Auto Royal, via delle Nazioni a Santa Fe Lamezia. Aspetta, era peluto. Io rapro bocca perché queste cose non le capisco. Stai zitto. Non raperi. No, di queste cose non le capisco. E quindi non raperi bocca. Non rapro bocca. Io non rapro bocca sulle cose mie e basta. Con i miei forismi, con i miei. La Chiesa ricorda, questo. Con le sue pillole. Queste sono cose che. Con le sue supposte. Supposte, perché bravo. Ogni tanto più che pillole sono supposte. Supposte davvero sono. Buongiorno Lamezia. Buongiorno Lamezia, buongiorno Tonino. Ciao, salutiamo Ciao. Giovanni che Giovanni. Ci guarda di lato. Sempre coperto. È giusto. Perché? Ma cioè, è strano, ma io. Da che mi ricordo, praticamente a carnevale giovi sempre, ma come me? Sempre. Non mi sbaglio? Sempre ci ho avuto, Tony. Cambiano i giorni, cambiano i comandi, giovi sempre. Giovi sempre. C'è una disgrazia. C'è anche uno che ci ha detto. Stamattina, vedete, venendo qua in redazione, avete già capito che siamo in redazione, qua nella nostra redazione di ST Television, no? È una mesia in strada. Venendo qua stavo riflettendo, no? Proprio non c'erano tante auto, tanto traffico, e ho detto guarda tu, proprio è la giornata che rappresenta meglio lo stato d'animo di una città che è in ginocchio, cioè una città che proprio c'è la lingua penzolante, in affanno. Noi qua la mattina, per la verità, amici miei, vorremmo aprire la nostra rassegna stampa e messaggiare con voi, parlare con voi e sorridere per certi versi. Qua invece ogni mattina siamo costretti purtroppo a registrare tutta una serie di notizie eccetera eccetera, poi quando viene qua Giovanni ne parliamo meglio, ma non potevo non
fare questo cappelletto, diciamo, o no? Che è giustissimo. Questo cappelletto che è giustissimo. Va benissimo. Chiudi il cappelletto. Chiudi la capo. Un cappelletto che lo dà, capo. Volevi dire un cappelletto dei notizie, no? No, pensavo che di noccio un cappelletto. No, ma dico dei notizie, no? Ma è trabattuta io il cappelletto da capo. E salutiamo quindi tutti i nostri amici dell'Interland. Che queste ci danno davvero forza di andare avanti. Bravo. E vi ringraziamo veramente a tutti. Dei bimbi alle rande. Sì, però mandare baci, cose. Cioè, no, baci no. A gente tipo giù. Mi hanno detto bacio. Ma un ritorno che va. No, proprio. Ciao a tutti. Buongiorno a tutti, già a tutti. Dunque, partiamo con noi. Per aprire la giornata nel migliore dei modi. Cosa c'è di più corroborante di un forismo? No. Recitato del sottoscritto D'Antalighieri da Ruga posso dire da sottoscritto tra virgolette si può dire ma ti capito che sta succedendo si sta sorprendendo stiamo si impara tra virgolette e chi si è pensato ne? Ma tu a quali Ruga eri a Santa Vico Marasco papà Vico Marasco parlando con rispetto però sono gente brava, le saluto tutte via Marasco e via Marasco. Vico Marasco. Via Marasco e via Marasco. Perché c'è sotto via. C'è via Marasco e Vico Marasco. Dove abitavo io? Gli mando un bacio, so che parecchie non ce ne sono più. Non ce ne sono più. Io prendo subito la palla al balzo. Chi era sto Marasco? Marasco doveva essere un personaggio perché hanno messo via Marasco. Non lo so chi era questo Marasco. Ah, nonna mia vicina t'avessi detto grazie alla Junta. T'avessi detto nonna mia, quella elastica. Perché ci hanno messo la via. Ci hanno dato la via. Chi ne è? E ora lo so. Lasciaci stare. Perché innovare? Attenzione che quello che sto per dire non dovete fraintendere, ci mancherebbe altro. Non lo conosce nessuno. A negarlo. Dicono i Castro, non a caso, quello che non c'è nessuno. E l'amministrazione ci ha voluto la mano di Dio, ma ci intitolano una via, che poi hanno avuto, modestamente al comune di Lamezia, hanno avuto la felice idea, ma ci intitolano una via, al mio paese natio, a Santo Feme Lamezia, in un vicolo cieco. Avete capito bene? In un vicolo cieco, probabilmente Marasco è il più importante personaggio a livello di cultura della Lamezia. Non lo conosce nessuno. Chi è steso? Mi rivolgo agli intellettuali della Lamezia, ma tutti quanti vogliono su Wikipedia, Google, cosa. Vanno a vedere che cazzo sta contando, ma tu da vediamo che ne è che non è. State tranquilli che è come vi dico. Cosa? Via del Molino lo so, che cosa vuol dire? Via del Molino che c'era il Molino, di là che facevano il pane. Ma guarda dove via del Molino. Via del Molino. Pure via del Molino. Sotto casa dove abitavo io. E se c'era un'officina? Via del Molino. E c'era un'officina, c'era via Officina, non lo so. Che Cristian. Cioè lui l'ha capito via del Molino perché la chiamano via del Molino. Perché c'era un Molino. È una capotante, tanta bella capo, tu sei intelligente, grazie, sei uno scienziato, caro mio. Dopo questa chiosa ma diciamo, ci volia perché mi ha detto via Marasco, allora io prego. E vado al mio pensierino del giorno, che dice cos'è, sempre il mio forismo. Chi non è capace di aver difetti, virgola, non è capace di avere umanamente grande virtù. Va a dire tu, ma va a capire, caro Tonino. Che sei mosca e zappato, no? Io non capo di fare il chi non è capace di avere difetti, diciamo. Non è capace di avere umanamente grande virtù. Ma guarda che è semplice. È semplice, diciamo. Non è che io
che non tiene difetti. I difetti l'abbiamo tutti, Tony. Oh. L'abbiamo tutti, però un quindi riconoscendo di avere dei difetti, no? Quindi perché avere una mente grande per tu. Se uno non è capace di dire io ho dei difetti e ci indepparecchi in giro, non è nemmeno capace di avere umanamente grande virtù. Quindi un dà virtù. Un dà virtù. No, è proprio un upisce nello cose. Vabbè. E ce lo dici stamattina, Tonino? Alessandro Verri. Che cristianone. Un nipote tuo, il magistero Serra Scelta. Buongiorno a tutti. Alessandro. Allora. Guarda, non ci parlo più perché mi stanno arrivando, mi stanno tempestando di telefonate dalla città del Vaticano e abbiamo la redazione che praticamente è sotto sopra e quindi io il mio appello l'ho fatto, lo sto facendo, cara santità. A breve deve arrivare il vescovo, manca poco, quindi vi raccomando, un pastore delle anime, non vogliamo un burocrate, un politico. Un bello pastore, Ma bello, che vuol dire un bello pastore? Un bello pastore. Ah. Bene. Inquadrarla, mentre noi parliamo. Allora... Tonino, vado? Stai calmo che sta facendo un giro di perlustrazione, di giostra, il nostro regista, è vero? Ecco qua, stiamo mandando, state vedendo, mentre parliamo, state vedendo alcune immagini del 68esimo Festival di Sanremo, la nostra cara, mitica regina del mare, che noi salutiamo affettuosamente, perché Giovanni ampiamente in diretta vi ha raccontato le vicissitudini purtroppo che hanno colpito la nostra cara amica e noi le auguriamo una pronta guarigione. Sta meglio comunque. E le ricordiamo che ti vogliamo tanto bene, regia. Dopo questa, ecco, un'altra chiosa festivaliera, il nostro Albino ovviamente ci ricorderà. Mi accingo a dire la che si ricorda, mi accingo, se può dire mi accingo, tu che dici di potere? Io penso di sì. È stupido, va. Va bene, vado, signor Tonino. Allora, San Benigno di Todi Martire. San Benigno, sai che è Benigno? No. Che l'attore? Roberto Benigno. Ci mandiamo gli auguri. Ti chiedo scusa. Ci vuoi mandare auguri a Roberto Benigni? Benigni. A Roberto Benigni. E che c'è Benigno? Roberto Benigni. Benigno. Fu Benigno che è il nome. Benigni è il tuo cognome. Benigno, un cognome. Ma perché mi può costringere mutezzo una carri che è palata con un chiesa in diretta? No, perché tu hai detto ci mandava la cuore. Non voglio, ma tu sbagli, capito? Però allora, San Benigno di Todi Martire. Poi San Archelao, patrono di Oristano. Archelao. Archelao. Tu dici, ma come cazzo lo chiamano noi di Archelao? Mamma, come lo chiamano? Archelao? Manco mi viene per me lo dico. Archelao, vieni qua. Archelaleno, vieni qua. Mamma mia, mamma. Ma dove? Non ci vedo più. San Martiano Eremita. Che sei Eremita? San Marziano, perché poi... No, San Martiano... No, San Martiniano. Tu hai detto Marziano. No, Marziano no, San Martiniano. Eremita. Comunque chiami San Martiniano pure a Ma ci sono tanti nomi belli, no? Giovanni, sì, Pasquale, Tonino. Sì, ma attenzione, la Chiesa ricorda ogni giorno, ma ce ne sono. Ma questi sono santi però. Sì, ma ce ne sono un'infinità nello stesso giorno. Non è che necessariamente ad ogni nome deve corrispondere pure un nome, cioè
chi non chiama Archelao, ma sta tranquillo che non li chiama nessuno. Non li chiama nessuno. Che significa? Capito che ti voglio dire? Sì, no, bene, bene, bene. Dato che c'è nessuno che spacca le petri, ne vuol dire previsione. Certo, a sud, specie in Sicilia e in Calabria, maltempo diffuso e ancora freddo. Mamma mia, mi pare che è una missa. Vedete pure le previsioni del tempo come gli abelli. Adesso lui, però da posizione una cosa, non mettere la saliva ai giornali. Come faccio? C'è Emanuele Esci. No, perché... No, come fatto Totò, no? Sì, ho Totò capito, così, ma la carta è fatta con... Sì, hai ragione. Con degli elementi no, che... è fatto con il petrolio. Lo vedi come intelligente. Lo vedi come intelligente. La carta... Lo vedi come intelligente questo ragazzo. Sono fatte con il petrolio. Ai mamma, che dicono qua? Mamma mia. Che vuol dire che è là, o che è sotto lì sopra, là? Che è? Ladri settaggiano... Settaggiano gli ospedali, pure gli ospedali. Cioè. Come? Ladri, settaggiano gli ospedali, arrobano pure gli ospedali. Settaggiano. Settaggiano. E come se lei? Settaggiano. Cioè, docce, un po' di setaggiano. Ma tu hai detto settaggiano? Settaggiano. No, settaggiano. Non è settaggiano. Dice a prestiti mia. Settaggiano. Ciao! Ah, settacciano! Ah, settacciano! Una te! No, ce ne sono due, c'è. No, ti, ce ne sono due. Ah, settacciano! 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 Ma perché? Ma tu hai visto queste dotte? No, non lo so, tu alle ore. Ha visto dotti e ha visto dotti. Buongiorno. Faccio entrare il mio editore, va. La Lamezia, Lamezia. Ti raccomando, un mucchiere in velenare a Torino stamattina. No, non mi abbia. Abbia botta quelle finestre che viene legge Aranzi. No, a botta la porta, sì. La porta. No, buongiorno, buongiorno. Bene male che la mattina, buongiorno a tutti, bene male che la mattina ci sono gli uforismi di del nostro Albino Ambrosio. Sì. E passiamo diciamo questi 10 minuti sorridendo, grazie ad Albino veramente. Sì, Albino ma Albino strappa sorriso anche noi, anche perché qua non è che la gente ormai ha capito, non è che le cose sono scritte, sono già pianificate, no? Non abbiamo una scaletta. Nascono così le battute, quindi guai se non ci fosse Albino. Se non ci fosse Albino. O intanto una brutta notizia: rende e uccide moglie e figli. Veramente la Madonna, c'è Giovanni che passa da un argomento ilare, purtroppo dobbiamo andare nella rassegna stampa. Ah, dico, incominciamo con la rassegna stampa. Sì, sono qua. I notizie sono su belle: rende e uccide moglie e figli. Francesca, 59 anni, Cristina, 31, e Giovanni, 26, ammazzata a colpi di pistola. Insomma, Guglielmo sarà là stamattina. Il commerciante Salvatore Giordano ha infierito sui coniugi e si è tolto la vita. Cioè, veramente, questa ha fatto una strage. No? Vedi, ieri prima parlavano di le prime notizie sul sempre di Capocchem. A Capennuchello di Cipuglia. Chissà che è, quando succede. Mi dispiace una cosa del genere. Guarda che ha ammazzato, mamma. Figli, guarda che... Guarda che bei ragazzi. No, veramente è una cosa atroce. Purtroppo. Poi si è tolta la vita. Una strage che poi. Se fossimo capaci di dire in capo dei cristiani, che ne manchesse proprio. Dire che è novella di Cipulla, ci ripetiamo. Proprio, esatto. È novella di Cipulla, non sappiamo cosa può scattare nella mente di una persona in alcune circostanze. Intanto, mentre i politici vanno a destra e a sinistra per l'Italia promettendo tutto quello che è possibile, che poi non mantengono mai. Ovvio. La vita va avanti con molti sacrifici da parte delle famiglie normali. Comunque ce l'hai mai dire che ti cazzo. Quando io dico che al di fuori c'è tutta la storia, al di fuori c'è tutta un'altra storia. Quando si esce da casa. Ecco perché dico io, ragazzi, signori, amici miei, meno social, più sociale. Ve lo sto ripetendo da qualche anno, da qualche anno, perché io non è che me le prestare le cose, scusate l'immodestia, meno social, più sociale.
perché soprattutto in questo momento disgraziato per la nostra città, questo è un momento veramente disgraziato. Esatto. E quindi noi non sappiamo. Prego. Poi andiamo sempre alla cronaca, che la fatta padrona. Sì. Questa mattina, notte di fuoco alla Mesia, bruciati 5 automezzi, tutto succede a Capizzaglia, nel rione Capizzaglio. Le nuove leve vogliono riappropriarsi presto del loro territorio, così dice l'articolo. Insomma, ci sono, appare che abbiano trovato tutti gli elementi per far pensare che si tratti di incendi dolosi. Quindi i pompieri al lavoro per allontanare rapidamente le bombole di un camper in fiamme, perché c'è stato un camper che è stato incendiato, siccome ci sono delle bombole di gas. Sì, una moto, una cosa, ma voglio dire, cara Lamezia, amante, moglie, madre, amante nostra, cara Lamezia, cerchiamo di essere, di guardarci negli occhi, amici miei, almeno quelle persone che abbiamo un po' di zucca, di sale in zucca, che dice quale nuove leve si stanno scutuliando, si stanno dimenando, vogliono che il territorio dove operano sia sempre di loro competenza. Cerchiamo di essere tutti quanti uniti, cerchiamo di essere una buona volta tutti quanti uniti, tutti assieme. Insomma, lo vogliamo capire che questa città sta andando a finire nella merda, se non lo è già, qualcuno potrebbe dire, no? Cerchiamo tutti quanti di fare qualcosa. Noi vi abbiamo sempre detto che noi, nella nostra, siamo a disposizione di tutti, saremo al vostro fianco. Non possiamo fare noi Masaniello, non possiamo essere noi a trascinare le folle, no. A me piacciono le cose in un sistema, no, dobbiamo creare un qualcosa di orizzontale, non di verticale. Ma tutti quanti di Genaluro, ma tutti quanti, su tutti quanti assieme. A me i cosi verticali non mi piacciono, che ci cominciano a essere i capi, i capetti, luogotenenti, portaborzi, eccetera, eccetera. Cerchiamo di stare assieme. Fate qualcosa, il nostro grido da SC Television è quello. Fate qualcosa, muovetevi, la città sta morendo. Ah, sta morendo tutti gli effetti. Allora facciamo una cosa, prima di andare alla città che abbiamo tanto da dire, continuiamo con la cronaca, che ieri c'è stata un'irruzione da parte dei carabinieri in una casa dove invece di preparare molongiane igiene confezionavano marijuana in cucina. Sono andati in manette due fratelli, sì. I fratelli cugnetto. Sì, i carabinieri hanno fatto confezionavano il dosi di in bustine di plastica sulla lavastoviglie. Che volete, buona cosa, molongiane, cosa dice, ah, c'è la marijuana, la marijuana. Saporete, no? Saporete. C'è gente che ha coaggio, petrosine e cose, c'è gente invece che prepara con marijuana, belle cose, belli purpittelli. Non offendere. Assolutamente. Ca un po' di modi parlare, ciù di purpetti, perché ormai, giustamente, non ha capito che... Tu non puoi usare un marchio così appropriato, Tony. Vabbè. Con tanto di copyright. Come posso chiamare? Cutoletti, come l'hai chiamato? Con tanto di copyright ormai depositato in tribunale. Ah, questo è pure vero. Potrebbe... Allora, parliamo di aeroporto, rottura dei rapporti sindacali con Sagal e... La Suga CGH Lugo Ground Hiring, cioè voglio dire, vabbè, è una diramazione, è un no della Sagal della intanto voglio su questa società madre. Su questa problematica oggi si incontrerà in regione Oliveri, incontrerà De Felice in settimana, cioè non oggi, chiedo scusa. Cosa grazie. Diranno? Perché sai io che lui. Grazie Mario. Cioè, questa cosa mi ha veramente commosso stamattina. Oliverio incontrerà De Felice in settimana. È proprio una cosa che mi tocca il cuore. O Mario, cerca di muoverti e di gettare il tuo sguardo su tutta la Calabria. Perché pare che tegnava che impressioni, che tiene noi più mi arolo quando guardare il caverso la Mesia.
e invece spalanchi gli occhi quando si tratta della tua provincia, che è la provincia di Cosenza. Guarda Mario, a pensar male, voglio dire, non si fa peccato. A pensar male non si fa peccato. Certo che ci sono tante cose che mi, non lo so, mi inducono, no, a pensare che stai da me, con noi ciomiero lo sei. Quindi intanto rimaremo sempre l'argomento Sagal, l'inchiesta Sagal chiusa le indagini. Figure pure l'ex sindaco Paolo Mascaro fra i 22 indagati. La procura contesta anche la nomina e la mettina nel CDA, violata la delibera. Ma vedi qua Giova, ecco perché stamattina venendo qua con questo tempo, con questa giornata grigia, dicevo, oggi proprio è la... guardandomi in giro, no, questo è proprio lo stato d'animo della città. Non dimentichiamoci che Paolo Mascaro è stato giorni fa colpito dalla, voglio dire, facciamo una cosa. No, no, Giova, scusami. Scusa, tu. Perché... No, io ci girei in questa maniera. Ecco, vedica. Mascaro indagato per abuso d'ufficio, chiusa l'indagine e l'inchiesta Sagal, lo riporta anche sulla Gazzetta del Sud. La procura accusa 22 persone per assunzione allegre e peculato. L'ex presidente del CDA Colosimo noleggiò una limousine per 850 euro, ci aveva imparata, mamma dato due. Vabbè, comunque c'è da dire cosa. Purtroppo sapete che si parlerà a breve di incandidabilità per il nostro sindaco, ex sindaco, attenzione. Adesso chiuse le indagini, perché la richiesta di incandidabilità, l'udienza è fissata per il 22 febbraio, siamo insomma alle porte, diciamo, sì, al Tribunale della Mezia, e ora l'avviso di garanzia della Procura della Repubblica, quindi un'altra tegola pesante sull'ex sindaco, ma consentitemi, un'altra tegola pesante sulla nostra testa. Quindi cosa posso dire? Sono veramente amareggiato, siamo amareggiati, però altro, se qualcuno pensa che io faccia processi qua, vabbè, non siamo in grado, processi non di siamo piazza, giudici, non siamo nessuno, perciò no. Io, noi non siamo nessuno. No, nel senso a livello giustizia. Sì, sì, ci sto dicendo. Io non faccio i processi di piazza, non sono abituato. A dire peste corna, poi... Voi sapete che io sono un inguaribile garantista, se mi consentite. Siamo. L'ho fatto in circostanze veramente dove uno poteva veramente avere dei... Udoni, ma sei impazzito, garantia. Mo figuriamoci se non sono garantista in questa vicenda. Bisogna vedere sempre i vari gradi di giudizio che no, ci sono. No, va bene, vediamo quello che succede, vediamo quello che succederà nei giorni appresso. Perché poi succede che fra 3 mesi, 4 mesi è prosciolto. Vedete qua, vi voglio raccontare, un minuto. Quando 7-8 anni fa uscì la storia di Guido Bertolaso, vi ricordate, il number one della protezione civile in Italia, apriti cielo, la fine del mondo, tutti non giornali. Vi dico i giornali, quali giornali, non vi dico i giornalisti, e quali giornalisti, non vi dico i politici, alcuni partiti, e quale politici, no, io sono in grado di pubblicare nomi, cognomi di giornalisti, di politici, di testate giornalisti che hanno detto peste e corna con la solita bavetta ai lati della bocca. Fecero delle trasmissioni proprio televisive su questo caso.
io sono stato tacciato di garantismo, sono stato tacciato di berlusconismo, solo perché sapete che Guido Bertolaso era messo là da Berlusconi. Sì, avete capito? Cioè difendere Bertolaso significava difendere essere Berlusconi, amico di Berlusconi. Ma andate a fare in culo. Ma ve lo dico davvero, ve lo dico verbalmente, ve lo metto per iscritto. Perché poi sappiamo il garantismo è questo. Perché il signor Guido Bertolaso, amici miei, e io mi rivolgo a tutte le famiglie, a tutti quanti, è stato assolto per non aver commesso una beneamata mazza. Come rispondete adesso? Non solo. Qualcuno potrebbe dire, sì, ma ci sono gravi. Sì. Pensate che Guido Bertolaso ha rinunciato alla prescrizione. Ha rinunciato alla prescrizione. Per affrontare un processo. Quindi, voi pensate che io in queste vicende mi lasci andare e appuntare il dito? Noi da giornalisti non abbiamo interesse a farlo. Noi giornalisti dobbiamo solo ed esclusivamente dare la notizia, la cronaca dei fatti. I cacciari ci la stavagliate. Chi vuole ha preparato la forca fa politica, noi non facciamo politica. Se ci sono responsabilità dell'ex sindaco che paghi. No, ma questo lo decideranno i giudici nelle sedi, non gli adepti di qualche movimento o di qualche partito, perché capa tutti quanti in quarta, tutta la pizzicata vi piate. Come se non ci conoscesse, ma vedete qua, leggo interventi, articoli, interviste di personaggi, ma voi pensate veramente che noi veniamo da Bolzano? O non conosciamo il vostro excursus politico, il vostro excursus vitae? Ma davvero stiamo scherzando? Cioè voi buttate veleno, sprizzate veleno da tutti i pori, ma ritenete di essere chi? Scevri e immuni da ogni colpa? Non avete scheletri nell'armadio? Siamo sicuri? Quindi non fate ridere, la gente è con gli occhi aperti. Ah, gente, un de imbecille, come qualcuno di voi pensa. Agenti sa. E ti stai, poi quando lei i giornali, ha visto che ha detto un giro, così si esprime la gente. Quindi non va allargate. Com'è giù? Te la rogna. Come dice la nonna mia Virginia, te ne la guallara. O no? Io ho detto la rugna, tu hai detto più. Oh, mamma mia, la guallera. No, nel senso. Mamma mia, la parola scusumata, chiedo perdono, ritiriamo la parola guallera. No. Albino. Albino ha detto dall'altra parte. Siete maleducati, si dice ernia. Tiene la ernia. Ma per il fascino della battuta, Albino, capito? Ah, guarda. Avrei anche potuto dire, caro Albino, dato che Albino è al di là della telecamera, ormai sta dando avrei lezione. Potuto dire, noi lametini abbiamo dei continui, no, prolassi gonatici. Hai visto? Ti piace di più? Com'è? Ti piace prolasso gonatico? Perché non capisci. E chi ha detto che ci piace, ma lo capisci. Prolasso gonatico. Vabbè. Vuol dire che... Vabbè. Ha capito? Okay. Intanto, Tone, il problema dell'acqua alle case c'è sempre, Tone. Albino che si lamenta, ieri andate molto servizio Albino. No, stamattina. Stamattina, presto. Stamattina è stata alla Munti Servizio. Guai a chiamare. Ma la mi Munti. Ci puoi raccontare che è successo qua alla Munti Servizio? Albino, vieni qua, vieni. No, perché parliamo dell'acqua. Albino, vedete qua, dall'altra parte. E ha un ruolo importante, certo, perché c'ha le cuffie. Per evitare che ci sia qualche problema di carattere. No, allora tecnico, che è vai. Successo? È successo perché. A che ora sei andato innanzitutto? È diminuita l'acqua. A che ora sei andato? Intanto di alla gente dove sei stato stamattina. Alla Monte Servese. Alla Monte Servese. Gli ho portato i numeri del puntatore. Mi hanno lasciato la carta. Bravo. Gliel'ho portato e ci ho chiesto come mai stacco a me non mi arriva.
Un filo. Ma perché ci parlavi in questa maniera tu o parlavi in dialetto? Un dialetto, perché là come arriva. Ma come mai? Ma dove abita? Via delle Rose. Via Martire, mi mandano a bolletta, via Martire, però è via delle Rose che abita, no? Mi dice, beh, stamattina vediamo che succede. Ma sei sicuro che ti arriva, mi arriva un goccino, non mi posso manco lavare. Mia moglie ha una settimana con un pomentiere a lavatrice. E le panne sono fatte 2 metri. Ma non solo questo, puzzano. È una vicenda commovente, drammatica. Non è una cosa, ma meno mi dicono qua, ma l'acqua non la mandiamo, ma sera chiude. Ma tu la paghi l'acqua al bene? Sì, io ho un centesimo di arretrate. Di arretrate. E lo posso dire forte gridando. E come fate c'hai io questa materia? Ma guardare lo computer. Pensavo in qualcosa di più clamoroso. C'è un'altra notizia. È una notizia piatta. Io non lo so, a casa t'arrabbi, poi arrivi a perché ti dono un cantesimo. Un cantesimo. Ma non lo so perché da così. Il cantesimo è importante, dimmi. Dice, ma la casa, dice, ma domani qualche diastema che non si deve bestemmiare, non si deve mai bestemmiare. Ed è giusto, è giusto che non si deve bestemmiare mai, perché non ci vuole. Però ti viene la rabbia, Tonino, ti viene, capito? Ora per la cosa, se ti arriva una cucina. A me non mi piace quando viene il cane un microfono, tu devi cucinare, così. Non lo so, intanto, Tonino, perché tu non mi piace perché tu vieni qua e ti sforzi in maniera palese, tu parli in italiano, tu parli in una lingua che non ti appartiene, non mi appartiene veramente, come se in un cavernico. Però c'è una cosa, e allora per cortesia, dato che stai parlando piano piano l'italiano lo sa ciò parlare, però sì, ma arrabbio, parlo l'italiano meglio di uno che è nato a Bolzano. Allora arrabbio, mi raccomando, mi state facendo proprio arrabbiare, veramente. Io vi saluto. Se sì, ci mandare un bacetto. No, io vi saluto. Vabbè, tu cazzo. Quando ci hanno tutti i servizi. E va. Vabbè. Abbiamo un guaiato mezzo mondo qua. Allora, torniamo a noi. Torniamo a noi. Hai qualche altra notizia? Abbiamo parlato anche dell'acqua con il nostro Albino. Parafrasando questo titolo, è chiaro, parla di turismo, no? E dice un viaggio attraverso i sentieri da percorrere a piedi, in bici e a cavallo. La regione punta sulla lentezza. Mo è chiaro che significa tutto un'altra cosa. Ricordo che c'è la Bit a Milano in questo periodo, presentata la Bit insieme al Touring Club, la guida di Calabria. Sta giacciara. A me mi interessa che io prendo spunto, no, per sorridere. La regione punta sulla lentezza. Esatto. Si riferisce a tutt'altra cosa. Ma picchi, Mario Olivè, tu e tutti i presidenti da regione, su ma che cazzo avete puntato un fino a mo'? Su niente di comuniate, un benimo niente. In questo senso, sì, no, signor Albino, l'ho capito benissimo. Vai mamma, ma che me ne lui. Vai mamma. Allora, andiamo qua. Ecco qua. Questo l'abbiamo detto. Ma che si rende, ma così è? Non ti permettere, cioè. C'è un attacco dai partiti. Ecco, l'articolo dice così: un'elezione inquinata. Un'elezione. Ecco, vede come sbagliamo. Io ho detto un'elezione. Hai detto un'elezione. Inquinata ed inficiata. Il PD attacca l'ex sindaco Paolo Mascaro e la sua maggioranza. Addirittura esponenti del centrodestra invitano Ila Medina a votare Tallin e Aiello. Questo è l'articolo, insomma. Cioè, la domanda... Dici spontaneo. Sì. Ma vi chiedo scusa agli amici del PD, perché sapete che io sono molto tardo di comprendonio. Addirittura esponenti del centrodestra invitano i lamettini a votare Tallini e Aiello. Vabbè, noi non invitiamo nessuno perché ma che cazzo avete voluto dire? Fatemi capire. A chi dovrebbero invitare i lamettini a votare? A chi? A Renzi e a Gioco Poco Maioco? A Tallini e Aiello, che fanno parte del centrodestra.
Ah, qualcuno potrebbe opinare, sì, però non su della mesi, e allora qual è il problema? Cosa c'è di poco come, cosa c'è di così strabiliante che tutto il partito qua alla Mesia cittadino inviti i loro amici, famiglie, eccetera, a votare per esponenti del loro partito? Dov'è l'anomalia? Fatemi capire. Chi cazzo siete voi? La stessa cosa, come sport, sempre. Sì, che da tempi lezioni. Sempre bacchettate, sempre date lezioni. Picchisto chi cazzo vi supera, insomma. Solo che la gente non ci crede più. Invece di pensare ad esponenti del centrodestra, eccetera, pensate che avete la lingua proprio che la stavate strascinando in terra. Ogni libro perché non sapete come va a finire. No, per lo spettacolo indecente e indecoroso che negli ultimi anni avete modestamente. Attenzione, quando io parlo di questo, io poi mi rivolgo, ma non per par condicio che me ne sbatto i gabbasisi, lo dico perché io qua, quando parliamo di politica e ci riferiamo a partite e cose, noi ci comportiamo alla stessa maniera, in egual misura. Esatto. Qua mi fa ridere la cosa, ecco perché dico agli amici, ma rilassatevi. Non esprimiamo idee, non esprimiamo indirizzi di voto, a noi non ce ne fotte nulla di chi ne va e di chi non va. Noi acca, leghiamo i giornali e giorno per giorno diamo le notizie. Diamo le notizie e commentiamo a modo nostro, senza fare campagna pubblicitaria, senza fare campagna elettorale a nessuno, eccetera. Senza fare campagna elettorale. Assolutamente no, anche perché, e ve la dico chiaro chiaro, a mia poi non mi rappresenta nessuno. Se proprio volete che io mi confessi candidamente, a mia non mi rappresenta nessuno. Però attenzione, non vi dirò mai non andate a votare. Mai. Io parlo per me ed è un problema mio. Allora, signor, dimmi Donino, intanto perché no, è da tempo che la nominiamo ed è giusto citare l'Arvalia Nuoto, la Mesia, che sta avendo dei risultati un po' in tutta Italia, che ha partecipato al 15° Grand Prix categoria invernale indoor organizzato presso la piscina a Reggio Calabria, dove io sono stato e ho fatto un servizio che andrà in onda questa settimana come al solito, e questo dobbiamo dare atto ad un grande maestro che abbiamo qua, Borracci, alla Mesia, il maestro Borracci, che salutiamo affettuosamente. Come la Mesia sta ottenendo ottimi, buoni risultati, soprattutto come performance individuali, no? Sì, sono ragazzi che stanno migliorando i tempi in maniera... No, vi ricordo che noi avremo i campionati europei di Master, proprio un lametino che parteciperà perché ha raggiunto i tempi federali. Eh sì, quindi è entrato nel... Sì. Benissimo. E questa è una buona notizia. Stanno facendo... Ma è un successo una cosa del genere. Stanno facendo un ottimo lavoro. Allora, quanto siamo al minuccio? 40. Mamma, però come mia, ma scusate, ma mutate su questa cantetta del studio, vi chiedo perdono, vi chiedo perdono, signore, datemi su, stato vai via tavola qua, tu lo insuolo, mi mamma, ma non vuoi sentire, non mi vuoi più nino. Ieri ci sono stati due incidenti, diciamo delle brevi, no? Sì, sì, signor, però, sì, sì, io qua ieri c'è stato uno scontro tra una moto e un camion intorno. È successo in Bivio Palazzo, è molto, sì, frequente in quella zona, succedono gli incidenti. In serata una Fiat 500 è andata fuori strada, insomma, ferite lievi per entrambi gli autisti. Poi c'è un'altra, la giornata mondiale dell'epilessia. Sì. È stata ieri. Ieri all'ospedale della Mesederme, giusto? È stata celebrata con incontri open day, ambulatoriale, eccetera, la giornata dell'epilessia, una patologia molto molto, molto, molto seria, certo. Vediamo qua, e chi ti ridi su?
Albino sta... Stai pensando che le cose è prima. C'è un articolo, perché non riportarlo? Sì, sì, Reale. Il PD Lamettino riprende il dibattito politico. Dice assalto ai commissari, Arena dice candidati legati alle città. Il centrodestra strumentalizza lo scioglimento. Va bene, ma candidati legati, sì, Arena giustamente fa riferimento alle candidature di Viscomi e a quella Villella, quindi giustamente dice... candidate legate alle città. Italo Reale invece parla che si riferisce a questo assalto ai commissari, dice che il centrodestra sta cercando di strumentalizzare lo scioglimento pur di acquisire consensi, eccetera. Vabbè, ma queste sono, come posso dire, dispute politiche che a noi non ci zillicano, e quindi volevo parlare, perché non facciamo anche un riferimento a queste belle cose. C'è sì, stato... certo, parliamo di teatro. Sì, Lello Arena ha portato in scena le ipocrisie della vita moderna. Successo per Parenti Serpenti, proprio diciamo come si intitola la commedia, nell'ambito della stagione teatrale Vacantiando. Il comico milanese Roberto Carnevale sbaraglia i concorrenti, vince il primo premio al Festival Nazionale Faccia da Bronzi. No, è una cosa, intanto il teatro come al solito gremito. Grazie alle associazioni Vacantiando, non solo, anche dobbiamo dire... Adama Calabria, resiste ancora, bisogna dare dei consensi positivi a queste due associazioni che almeno portano uno spiraglio di cultura e di veramente di alla Metia c'è un bel fermento, anzi io leggevo qua, mi pare, sì, evidentemente, dato che noi parliamo spesso con Mirko Perri, che tutti conoscete, Mario Vitale, si parlava della possibilità o meno, questa questione, Mosagimo, perché loro stanno facendo sto Color Fest. Ci lavorano un anno, non è che ci lavorano l'ultimo mese. È una, voglio dire, manifestazione, un evento eccezionale che anno per anno sta aumentando a dismisura i suoi numeri. A livello nazionale parliamo, sì. Sono invitati dappertutto. Se qua dice, se questa data... vuol dire che allora quello che era stato programmato, preventivato, Giova, certo. Vuol dire che hanno dato il parere positivo. Questo ci fa piacere. Ma quando c'è... Quindi tra il 4 e il 5 agosto, sì, lo so, siamo distanti, però riprenderà per il stesso anno Color Fest, rassegna musicale all'Abbazia Benedettina. È una location... strabiliante, favolosa. Bisognerebbe che sia che fosse aperta tutto l'anno e non solo quel periodo, è curata dai ragazzi di solito. Quindi a sti ragazzi, ecco lui Giovanni ha parlato di Ama Calabria e sti rassegni che stanno facendo sti guaglioni cari, anche Giallo Renzo, diciamo. Chiunque sì, faccia cultura ben venga, perché vuol dire cambiamento della città. Si stanno muovendo veramente bene in un contesto difficile, molto difficile, non è che è favorevole, parliamone chiaro, esatto, con tanti sacrifici. Io volevo ricordare intanto che da giovedì sera ci sarà su Rai 1 quel programma Sanremo Young, e volevo ricordare, tifiamo per il nostro lametino Raffaele Renda, che ci fa molto onore. Ieri mi ha chiamato, mi ha invitato ad andare a Sanremo di nuovo. Cioè, tuo caro che ci vuole risposto. No, sarebbe bello seguirlo sto ragazzo. Sarebbe bello, intanto sarebbe... seguitelo. No, non si sa mai nella vita. Però vediamo com'è la prima puntata. Vogliamo... Se poi vediamo che... Non sappiamo neanche il format ancora com'è. Io non lo vorrei, so lo vorrei anche format, qua, so. Quando... Mi auguro da vincitore, no? Sì, quando finirà però, questa sua avventura, sperate, giustamente. Ma comunque finisca, noi l'avremo qua. Speriamo di averlo qua, perché... È un ragazzo che ci farà onore a noi. Come al solito. Come un al artista, solito. Un artista, un cantante preso siamo così. Siamo contenti. Lui ha presentato i suoi pezzi. Chi vuol dire che migliorerà, Ricci? Ancora te mentoma. Ma adesso o sinistro? Tutti e due, artista. Allora niente, non c'è niente. Ma perché se c'era lui adesso, che succedeva? Ti giatavano. Sinistro? Sinistro no, parlavano bene. Quindi tutti e due? Parlano bene.
diciamo, su un biscate. Ciao a tutti, ci vediamo domani. Il nostro vino Ambrosio. A proposito, dimmi, vabbè, dai. Non ti faccio rimprovero, ma. Dai, dimmi, dimmi. No, ma l'hai detto, alla casa vai a avere quello pensiero. No, no, non ti faccio rimprovero. Glielo faccio, glielo faccio dietro le quinte, come, come si. Che c'è in Gergio. Come, in come, Gergio. Come Gergio. In Gergio. In Gergio. Come si dice in Gergio, giustamente. In Gergio. Dietro le quinte. Va bene. Ciao almeno, vai, vai, vai con la tua. Beh, dedichiamo alla nostra città Oica Giove. Sì. Sapessi quanto vuoti in di pianto che abbia incontrato a te a Calabrisella, dimmi sei stata tu una mala stella e mi ha portato un cattivo vento. Due mesi siamo stati in santa pace, abbiamo fatto la vita di pace. Tua mamma si è venuta senza care, entra sta casa Dio, felicità. Oica Giove e malo tempo fa, chi ne ha la casa elate, e chi non si ne va. Da così hai udito l'altra sera, e mamma da pacia, la moce con capicia. Andove mi vuoto, vuoto me la trovo, non è capace di si stare ferma. Chi questa casa ha fatto una caserma e va cercando via lo dentro l'uovo. O che condanna sciorto o che guaio, mi sta venendo sotto di campà. Ma se ci penso buono mi indevaio, ad ella caccio dico, usse indevà. Oica Giove e malo tempo fa, chi è alla casa e ladri, perché non si ne va. Da così mi ha risposto la tua sera, e da magari mamma da ti fa scattare a via. Si va io dentro all'orto ben apposta, a me imparare come a zappare. Ma sulla via certo mi s'apposta, mi viene fede bene a mi spiare. Ma so se stava attento mi la caccio davanti con una bacca già la frutta. La faccio i ripreda anta la cascia per ritrovare un po' di libertà. Oica Giove e malo tempo va, chi ne ha la casa e ladri, perché non si ne va. Da così hai udito la tua sera, che la magari mamma da mi fa scattare via. Oica Giove e malo tempo va, buon carnevale a tutti, chi ne ha la casa e ladri, perché non si ne va. Da così hai udito la tua sera, e mamma da pancia la moce non capisce. Ecco qua, dite voi questo, i, miei, i nostri fans, fan, no? Non so, ma che fanno con quello? Oggi è carnevale e ci siamo messi lo naso rosso. Lo naso rosso ci siamo messi, soltanto che mi sono dimenticato di mettere il cappellino, dei pagliacci. No, no, va bene, io vi auguro un buon, beh, che ci auguro. Buon carnevale, oggi ci sono i carri che vanno via tutte via di San Biase, di dove abito io. Mi dispiace, il tempo è così, così, come sempre. Io vi saluto, vi mando un bacio a tutti, Lamezia. Ciao, ciao e buon carnevale a tutti. Ciao, ciao a tutti.